L'indifferenza genera degli inferni perché il male non è indifferente, anzi prolifica negli spazi lasciati liberi dal non amore, semina sconforto, violenza, odio, condanna della fragilità. È nelle librerie con il suo libro Ristretti nell'indifferenza, testimonianze dentro e fuori il carcere, Suor Emma Zordani, il libro edito da Jacobelli Editore. Noi siamo collegati telefonicamente con Suor Emma questa mattina. Buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, buongiorno. Eccoci, eccoci Suor Emma. Grazie. Allora, perché ha deciso di rompere il muro dell'indifferenza, Suor Emma? Perché il carcere è tutta un'indifferenza, domina nel carcere l'indifferenza. È una delle emergenze che più ferisce il detenuto. Ecco, ci sono nel carcere storie che andrebbero conosciute, ci sono cuori spezzati, sogni che si sono, ecco, spezzati con il reato, ci sono problemi, discriminazioni, ecco, mancanza di istruzione, di lavoro. Ecco, l'indifferenza ferisce il detenuto, ecco, non sono trattati, non sono curati, non sono ascoltati, mancano tanti supporti. Ecco, per il detenuto manca tante volte manca il lavoro, di cui loro sono molto preoccupati, perché vorrebbero dare la famiglia. Ecco, sin dal primo ingresso in carcere io ho trovato un mondo che non conoscevo e che mi appassiona, mi addolora la loro sofferenza, mi rendo partecipe, soffro con loro. E devo dire che il carcere è diventato per me una seconda casa, un luogo dove davvero, ecco, considero sacro, dove bisognerebbe entrare in punti di piedi, rispettare le sofferenze, farle diventare feritoie. Ecco, il carcere andrebbe conosciuto, andrebbe conosciuto, e abbattere questo muro dell'indifferenza che li blocca, li impedisce, ecco, di vedere gli atti positivi da parte di chi gestisce il carcere. L'opposto, sì, l'opposto della misericordia è l'indifferenza, quell'atteggiamento che ci porta a non pensare ai carcerati se non perché vogliamo gettare via la chiave. Una frase di Don Oreste Benzi, sì, che lei ha citato nella prefazione del libro. Allora, Suor Emma, quello che le vorrei chiedere è: perché allora il mondo nutre così tanta indifferenza ma anche incomprensione nei confronti del mondo del carcere? Perché io sono convinta che il carcere non si conosce. Il carcere è un mondo sommerso, un pianeta lontano, come lo è stato per me del resto. E credo che bisogna entrare in questo mondo, vivere sia pur per poco dentro queste mura grigie, fredde. Parlando con loro ci accorgiamo quanto l'indifferenza, la mancanza di rispetto della loro dignità, pesi più della libertà di cui viene privato all'ingresso del carcere. La società giudica, non perdona, ecco, diciamo, disprezza, e sento molte volte che usa linguaggi offensivi. Ecco, desidererebbe che il detenuto, ecco, entrato in cella, marcisca, che muoia, che finisca i suoi giorni lì. Ecco, e devo dire che il detenuto riconosce il suo errore, il reato, ma rimane persona. Il reato lo sente e lo vive per tutta la vita, ma un detenuto mi ha detto: io non sono più il reato, io sono diventato una persona attraverso appunto l'autocritica, ecco, un processo così di conversione, possiamo dire. Allora, ciò che fa per me la differenza è l'amore, la misericordia. La misericordia non tollera l'indifferenza, anzi, ha compassione, coinvolge. L'indifferenza fa male,
è un pugnale, no, al cuore del detenuto, lo ferisce, lo uccide. Questo loro mi dicono sempre, noi siamo considerati lo scarto, un po' le parole di Papa Francesco, certo, siamo degli indifferenziati. Soremma, a proposito di persone, lei ha raccolto 30 testimonianze di detenuti nella casa di reclusione di Rebibbia, Dennis, Aniello, Aldo, Alfonso, Elena, ma ha dato voce anche ad amici e familiari, perché quando una persona entra in carcere anche la sua famiglia, i suoi familiari, i suoi amici. Che cosa è emerso da queste testimonianze, anche appunto di amici e familiari che lei ha raccolto? Devo dire che è emersa tanta sofferenza, ecco, per una pena che più che rieducativa è punitiva. Gli stessi familiari e amici si sono lasciati coinvolgere, soprattutto i familiari che vivono la stessa pena, possiamo dire, vivono il carcere come lo vivono i loro familiari. Io potrei citare, e mi piacerebbe far parlare, ecco, alcuni dei detenuti, no? Io penso a Dennis, un ragazzo giovane, bello, dagli occhi angelici. E diciamo, lui si definisce un ragazzo di strada, perché dice di essere stato educato dalla strada, più che dalla famiglia, che ha dovuto lasciare per grossi problemi. Il padre, dice lui, uno zingaro, un alcolizzato, violento, una mamma succube, questi figli impauriti, e lui esce di casa, vive sulla strada e purtroppo vive di espedienti. E entra per l'ultima volta in carcere per aver rubato 40 euro alla cassetta delle elemosine, e lui dice, quelli, per quelli io mi sento pena, perché sarebbero dovuto servire a uno più povero di me. Ecco, in carcere lui ha trovato una casa, un'attenzione, ha bisogno di abbracci, quando mi vede mi abbraccia, mi bacia, mi stringe, come se io fossi la sua mamma. Penso poi anche ad Edoardo. Edoardo è un ergastolano, con 26 anni di carcere sulle spalle. Un uomo veramente maturo, un uomo che aiuta, solidarizza, soprattutto aiuta i giovani a non perdere la speranza. Nel tempo di uscire, come dice anche Agnese Moro, che ho sentito giorni fa, loro non sono i cattivi per sempre. Bisognerebbe dare dei meriti facendoli uscire dal carcere e immetterli nella società. E lui mi dice sempre, sorella, io ho sbagliato e voglio pagare fino in fondo. E penso al Signore, ma mi perdonerà? La mia risposta è immediata. Non solo già ti ha perdonato, ma ti verrà incontro quando sarà il momento. Penso anche ad Alfonso, un altro ergastolano, una persona erratica, 30 anni, dentro il carcere. Ha una profondità di pensiero che veramente è unica. Soremma, purtroppo non abbiamo altro tempo. Io volevo ricordare che questo libro è il frutto di un anno di lavoro del laboratorio di scrittura creativa che lei coordina all'interno della casa circondariale di Rebibbia, e vorrei anche ricordare che lei è stata l'ispiratrice del giornale Non Tutti Sanno, diretto dal giornalista Roberto Monteforte, a cui appunto collaborano i detenuti di Rebibbia. Il suo libro è un invito a riflettere. Vorrei ricordare il libro Ristretti nell'indifferenza, testimonianze dentro e fuori il carcere, con la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. La ringraziamo di cuore per essere stata con noi, avremmo voluto vederla anche in video, ma purtroppo non era buona la connessione, quindi ci siamo dovuti, come dire, accontentare del suo audio, però insomma le sue parole sono state davvero molto molto efficaci e balsamiche, potremmo dire. Grazie di cuore. Grazie, grazie Soremma. Grazie a voi. Grazie a Soremma Zordano. Andiamo in pubblicità perché abbiamo tra poco un altro ospite.